E buongiorno a tutti, in realtà buonasera perché ormai sono le 8 di sera e siamo qui in quella che è il mio studio e il mio salotto e anche la mia cucina per fare l'unboxing del pacco che abbiamo ricevuto da Crank Brothers che per chi ci segue già sui canali di Instagram, che potete trovarci a @mtb360_ita, e ho già fatto vedere nelle storie il contenuto. Quindi, bando alle ciance. E andiamo a vedere che cosa ci è arrivato. Tra parentesi, non so se si vede, ma anche il mio cappellino è targato Crank Brothers. Questo qui l'ho preso al Bike Festival di Riva. Spacchettiamo e vediamo cosa c'è. Ciao! Primo prodotto che tiriamo fuori dalla scatola è questo qui, ovvero il prodotto di Crank Brothers che tutti conoscono, che è il pedale flat, anche se in realtà Crank nasce come azienda di pedali a clip-in, quindi con la tacchetta. Questo qui è il pedale stamp flat nuovo, generazione 2, e qui ho anche lo stamp flat 1, quindi generazione 1, che è il modello vecchio. Perché ci sono due modelli? Andiamo a rispondere alla domanda. Prodotto vecchio, io sono già un user, diciamo, dei pedali Crank Brothers e non è che va male, funziona male, semplicemente hanno rivoluzionato, quindi hanno migliorato un prodotto che era già ottimale, che era anche, diciamo, secondo me uno dei migliori prodotti che ci sono sul mercato per quanto riguarda i pedali. Ha sicuramente dei competitor, però io mi sono sempre affidato a loro e mi sono trovato bene. Se vedete, questo qui è il pedale vecchio, ha diciamo l'asse un po' più in rilievo rispetto a quelli della nuova generazione e a 9 pin. Il pedale nuovo rispetto al pedale vecchio, che diciamo ora vi faccio vedere quello nuovo, vedete che è tutto piatto, anzi è un po' concavo anche per migliorare la presa del piede sopra il pedale. Ora vi faccio vedere anche quello vecchio. Spero che si veda nel video. Questo qui invece ha l'asse su cui ruota, diciamo, il pedale che è un po' più alto, quindi non è proprio concavo. Aveva comunque un ottimo grip dovuto anche magari a dei pin che sono un po' più centrali, però era meno concavo. Quindi questo è già un miglioramento del pedale, nel senso che questo dovrebbe dare più grip mentre si usa la bicicletta. L'altra differenza grande sono il numero dei pin, ovvero sono 10 pin contro i 9 della versione precedente, quindi anche questo qui dovrebbe aumentare il grip. Il vantaggio del pedale Crank Brother, che è l'unica che lo fa in commercio, è usare due taglie per i pedali flat, che sono la large e la small. La small arriva fino alla taglia 43, mentre la large va dalla taglia 43 in su. Ribadisco che il prodotto vecchio, quindi lo Stamp 1 generazione 1, non è stato, cioè non è stata creata una versione 2 perché lo Stamp 1 aveva delle problematiche, vendeva poco, quindi per una questione di business, ma è stato creato un prodotto nuovo per aumentare e migliorare il prodotto per la qualità, prezzo, per categoria. Altra feature del pedale della nuova generazione è che riprende la forma dello Stamp 7, che è il pedale top di gamma di Crank Brothers, e in più anche l'asse centrale, quindi i componenti interni, sono gli stessi dello Stamp 7, che è il pedale top di gamma che costa 170 euro rispetto ai 50-60 che costa questo pedale, quindi stiamo utilizzando un prodotto che ovviamente è di qualità. Una volta che viene utilizzato il pedale per tot anni, per un po' di tempo, quando diciamo lo sentiamo che sta un po' cedendo, non è necessario cambiare tutto il pedale, ma come vedete qui ci sono due forellini, cioè, diciamo due viti che vengono svitate, si può comprare soltanto il ricambio e del movimento interno, il movimento centrale, insomma, non so bene come si chiami, però può essere cambiato soltanto il pezzo interno, quindi riutilizzare il pedale. Quindi i punti di forza del pedale Crank Brother sono ovviamente le taglie, il fatto che è un po' concavo per aumentare il grip e i pin aumentati, diciamo sulla versione nuova rispetto a quella vecchia, e ovviamente il fatto che si possa cambiare il movimento centrale, diciamo, per non buttare dei pedali che sono comunque sempre funzionali senza dover cambiare tutto il prodotto. Andiamo a prendere invece il secondo prodotto dalla scatola delle magie. Eccola qua. Già la scatola, ragazzi, è bellissima. Questo nero color oro, pazzesca. Un po' tamarra, ma a me piacciono le cose tamarre. E il prodotto che vi sto per far vedere sono le
scarpe di Crank Brother e Crank Brother Stamp Boa Strap in colorazione bianca splatter nero con diciamo la suola e i bordi della suola color gum, quindi color gomma. La scarpa in generale di Crank, sia flat che con la tacchetta, sono state oggetto di studio da parte dell'azienda e la scarpa come prodotto nasce su misura per il pedale Crank Brother, quindi è stata studiata per essere al 100% compatibile con i pedali Crank Brother. Infatti, se vi faccio vedere, riprendiamo il pedale, scarpa 46, pedale large ovviamente, il fit della scarpa sul pedale è estremo, cioè già proprio la forma della scarpa riprende la forma del pedale. Questa cosa è pazzesca. Crank Brother è stata una delle prime in commercio, ora stanno nascendo un po' di più, a creare anche la scarpa flat con il boa. Alcuni sono diffidenti sull'utilizzo del boa o meno perché magari si rompe, non si rompe, è un problema. Il boa, se si rompe, intanto è garantito a vita da boa, quindi vai sul sito boa e chiedi assistenza, ti mandano il ricambio, ti insegnano come ripararlo. In più, se si rompe il boa, Crank Brother ha fatto questa, diciamo, genialata, ma una cosa un po' furba, diciamo, banalmente, e di inserire anche lo strap sulla caviglia. Quindi lo strap sulla caviglia fa sì che anche se si rompesse il boa, che quindi si allarga la scarpa, tu non perdi la scarpa durante la ride e puoi tranquillamente continuare, diciamo, la tua giornata di bici in tranquillità, anche con il boa rotta, perché comunque all'interno ci sono degli elastici che tengono la scarpa bella aderente al piede. Il puntale della scarpa è rinforzato, come in ogni scarpa da MTB che si rispetti. È traspirante sui lati, qui ha una retina, non si vede perché, però qui c'è una retina e anche la linguetta è un po' spessa, ma comunque traspirabile tramite dei buchini di areazione. Quindi questo non la rende impermeabile nel toto, però ovviamente dove c'è il rivestimento, il disegno qui e anche dietro, ovviamente resiste agli schizzi d'acqua. È ovvio che se piove tanto il piede te lo bagni. Prima ho detto che la compatibilità con il pedale Crank Brother è ovviamente ottimale al 100%, però la scarpa è compatibile con tutti i tipi di pedale flat, non solo con quelli Crank Brother, ovviamente. Il prodotto è validissimo, secondo me, è bellissimo. La colorazione scarpa bianca in mountain bike probabilmente si sporcherà, però che cosa ci possiamo fare? Già con lo splatter nero che riprende un po' le macchiazze di fango che farò, diciamo, durante i miei giri in mountain bike. E non vedo l'ora di provarle. Seguiteci su Instagram e così quando le uso la prima volta faccio una bella storia e vi dico anche com'è il comfort alla guida con le scarpe di Crank Brothers. Questo è l'unboxing del pacco che abbiamo ricevuto da Crank Brothers. Spero vi sia piaciuto. Vi darò feedback sull'usabilità, la vestibilità e il comfort sia delle scarpe che dei pedali, ma sui pedali posso già dirvi che saranno una bomba. Da Dano di MTB 360 è tutto. Ci vediamo al prossimo video.